Ciao a tutti, sono Rotus, bentornati sul mio canale, siamo di nuovo qui su Darkest Dungeon e andiamo a incominciare una nuova partita, però prima, forse mi ho scordato l'ultima volta di vedere i trinket, quindi per cui, forse mi conviene vederli dopo aver deciso chi partirà per far cosa. Vediamo innanzitutto, ok, taci infame, chi abbiamo che potrebbe cimentarsi nella prossima prova? Quanto hai, scusa, di stress, per curiosità, perché è in 2 centesimi, a 40, vabbè, ci sta. Ah, in 2 centesimi ma si deve ricaricare tutto, ok. Chi abbiamo? Abbiamo te. Ah, questa è la parte che abbiamo utilizzato precedentemente. Io potrei voler utilizzare, però come funziona? Fatemi capire. Posso utilizzare per una missione di livello 1? Voi. Fico. Ah, però è livello medio. Possiamo provare. Ora, non siete messi benissimo come stress, ma proviamo un attimo una cosa. Fatemi capire innanzitutto che parti avrei a disposizione. L'untore. Ah, minchia. Prendi più danno a stress, perché la torcia la tengo sempre su per ora. Meno 3% di critico. Però hai un po' possibilità di scouting, solo per il cover. Più 2 di velocità e ce l'hai. Più 10 contro la Noli e ce l'hai. Più 10% di resistenza ad Adblock, mi piace. E resistenza a Word, in cui non ci troviamo. Ok. E però che trinket potrei darti? Highway Man Only, Unmaster Only. 15% di danno corpo a corpo, non me ne frega. Resistenza a sanguinamento, interessante. E più possibilità di evitare, meno velocità. No, a me interessa che tu sia veloce. Potrei darti resistenza a sanguinamento. A proposito di sanguinamento, io voglio te come curatore qua. Che te hai come posizionato? Terzo o quarto è uguale. Quindi mettiamo uno in terza e uno in quarta. E secondo che ci mettiamo? Norman. Che è quello. Ce n'era uno che era. Che aveva lo CD, che devo darla a Mac, ma non mi ricordo chi fosse. Ah, forse l'Unmaster. Compulsivo. Eccolo qua, questo è Mac. Problemi di ossessivismo e compulsivismo che lo caratterizzano. Chi ci metto come secondo? Ci metto Norman. Norman che ha il pistol shot. Volevo vedere se c'è un'altra abilità che avessi potuto utilizzare. Il tracking, il dualist advance, che ti manda avanti di uno. No, non mi piace. Vabbè, ti mettiamo in seconda posizione e puoi utilizzare tutto, direi di sì. Quindi ti mettiamo te in seconda. Potremmo andare con... Mixed Bag si chiama. Potremmo andare con questo tipo di team, però adesso diamo i trinket. Chi voglia... Te cos'è come trinket? Meno 20% di stress damage, meno 6% di resistenza... Ah, è più probabile che tu muoia. Non mi piace. Anche se il stress mi piace. Più 20% di possibilità di stunnare. Più lento ma eviti. Resistenza a sanguinamento. Più danno ma eviti meno. Te invece non hai niente. Ti potrei dare qualcosa di suo? Te non hai stun skill però, ce l'ha lui. E te cos'hai? Mi piace che tu possa evitare meno velocità. Hai più probabilità di evitare i colpi, però se parti dopo mi piace, perché bene o male le tue abilità offensive non sono niente di particolare e mi interessano invece le tue abilità d'attacco. E no. Resistenza a sanguinamento lo voglio dare a qualcuno. Assolutamente. Perché lui può provocare sanguinamento. Quindi quasi quasi. È vero che c'è lo stress resist, però ti do la resistenza a sanguinamento. Perché te hai tanta vita, però... Vabbè dai, si facciamo così. Te però non hai niente. No. No, però ti posso dare questo, che poi per lo stesso tempo 10% meno 20% di distanza. Vabbè, facciamo così. Rivolendo potrei darti... No. Questo. Te hai spazio? No. Allora, stiamoci così. Direi che forse abbiamo trovato la combinazione perfetta. E proviamo a fare per la prima volta. E sarà una strage. Però come ricompensa possiamo ottenere questo... la fiala del blasfemo. Per il Plague Doctor, che dà più 15% di precisione, più 40% di stun, più 20% di blind, più 15% di stress damage. Cioè si stressa più velocemente, però fa cose di brutte. Mi piace un sacco come cosa. Aspetta, ma questa è la missione uccidi il negromante. Non mi va bene che sia la missione uccidi il negromante. Non mi ricordo come si uccide il negromante. E se invece fosse la missione da provare, nella speranza di poter battere il primo boss, ce la rischiamo. Sicuramente più di 8, dato che se è una missione media ci dobbiamo fermare a mangiare. 12 sicuro, fare anche 16.
Speriamo in bene. Due pale. Abbiamo un antiveleno, un'acqua santa. Uno di questo. Le torce. Facciamo così, 12. 13. Ma antiveleno, alla fine però ci sono i randi. Vabbè. 4610. Ce ne stiamo così? Possiamo starcene così? Boh, proviamo, al limite manderà tutto a quel paese. Intanto apro la wiki di Darkest Dungeon. I began in humility, but my ambition was limitless. Who could have divined the prophetic import of something as unremarkable as a twitch in the leg of a dead rat? Sì, non ho seguito perché stavo aprendo la wiki. A devil walks these halls. Only the mad or the desperate go in search of him. C'è un diavolo cammina per queste stanze, solo un uomo pazzo disperato potrebbe andare alla sua ricerca. Come si muoveva? Con WASD? No, col tenere tasto destro. Ok. Allora io farei qua, mi muoverei poi di qua. La speranza che non sia questa stanza qua quella di interesse, ma immagino sia localizzata più distante. Quindi andiamo qua. E c'è l'infame che sicuramente vorrà correre, no? Pazzesco che non abbia voluto raccogliere tutto. E scouting perché c'è la mappa, mi piace, così almeno scopriamo cosa c'è e dove c'è. Infatti non c'era niente. Quindi andremo qui, ci sarà una room battle col tesoro e poi ci sposteremo di qua. E mi è andata bene che non ho incontrato quindi quell'avversario. Ci sarebbero state anche le trappole. Ho avuto culo, ho scelto per una volta la strada giusta. Cominciamo il primo combattimento però, perché non me l'ha segnato? Strano. Ma ti ho dato anche lo speed in meno e sei il primo. Non riesco a spiegarmi queste cose. Potete marchiarne qualcuno. Curare non ha senso. Ah, qui marchio. E faccio poco danno. Ma gli diminuisco la possibilità di evitare. Artiglieri abbassate, colpisco l'ultimo due, ma c'è solo uno. Facciamo su di te. Così dovresti avere il buff che si è marchiato. Però non c'è scritto che c'è anche. Vabbè. Dodge grandissimo e andiamo ad avvelenare a sto punto. Te quanto hai? 15 di vita, te. Una speranza di mica avvelenato? Sì, di riuscire a farti fuori con i colpi. Potremmo fare un grape shot, colpire tutti. Quanto può fare massimo? Da 4 o 5 massimo. Beh, ci proviamo. Te massimo e voi quasi massimo, mi piace. Pump in the night, l'ho preso, ma 4 danni non dovrebbero essere fatti, non sono tanti per te. Andiamo con lo... paginone di Playboy, vi colpisce tutti e due. Il famoso paginone di Playboy. Proviamo. Ok, uno l'ho ucciso facendogli 8, l'altro l'ho fatto 4 e anche sanguinamento che gli fa 4 per danno. Te quanto hai di vita? 4. Quindi al prossimo... sì, te muori al prossimo turno e va bene. Quadrello, non mi colpire. Grande, perché ti ho anche dato il trinket per doggiare. Quindi a sto punto te mi avveleni lui. Aspetta, quanta possibilità hai di colpire? Questo 100... questo 100 uguale meno 90 meno 80, la facciamo questo. Ah, questo non ci arriva, allora devo usare la plague grenade. Così avveleniamo te e te non ci interessi più perché tanto magari è il prossimo turno. Voglio curare qualcuno, no, è abbastanza presto ancora. Ti diamo Awakening Curse che fa anche 2 danni, cioè tutto il culo che potevo avere. Pistol shot ci arriva, 5 danni. Slowly. Muori quando tocca a te, immagino. Però non ti do l'opportunità, ti do una spadata in faccia. Paf! 13 danni! Fantastico. 200 monete e una pietra. Siamo a 82. Quando siamo a 75... mi avete detto che con T... ah, attivo una torcia. Fantastico, fantastico, mi piace. Potrei quasi usare solo la tastiera per muovermi. Altri nemici, me lo aspettavo. E uno in più di prima. Però abbiamo preso di sorpresa. Ottimo. Quindi, tocca a te, becca quelli dietro. Dimmi che li avveleni tutti e due, dovresti, dai. Grande. Te vai di Grapeshot. 4, 2, 3, non granché per meglio che niente. Te diminuisci il danno di quelle prima fila. Con anche il critico che fa addirittura 2, per dire. E un pochino di cura. Adesso, se andassi col colpo normale ti fai da 6 a 12, quindi ho possibilità di ucciderti. Se facessi il paginone di Playboy ti fai da 3 a 6 e non potrei ucciderti nessuno dei due. Quindi andiamo con questo, una speranza di ucciderti. Merda, hai uno di vita tipo. Sì! 7 danni ci hai fatto, questi sono tantini. Però adesso ci curiamo in una maniera o nell'altra. Quadrello, mancato grande. Quadrello anche lui, immagino. Sì.
Dovrebbe mancarlo. Critico 11, dovrebbe mancarlo. Vabbè, almeno te l'hai evitato. Quindi te ripeti così e speriamo di ridargli avvelenamento. Al prossimo turno sono morti. Sì, al prossimo turno prendono 8 danni e sono morti. Te non è che tu possa fare molto. Fai grape shot, basta che lo colpisci, lo uccidi e fai danni a quelli dietro. Ok. Te ti devi curare da solo. Di 4 e resistito a sangramento. Vabbè, speravo ti curassi un po' di più. Se tocca di nuovo te sei morto. L'unico che mi attacca è il secondo. Non sei morto? Ancora uno di vita, bastardo. Beh, 3 danni sono sopportabili, neanche tanto. Con questi 7 non sono sopportabili. Ok, dacci il colpo normale addosso. E a sto punto vediamo se possiamo usare buff cure. No, solo è singolo. Pensavo fosse a squadra, non so come mai. Vabbè. E te cura lui. 14 di cura finalmente e niente sanguinamento. Yes! Bene, 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 bene. Ci voleva, perché sennò abbiamo cominciato a tutti a pendere malamente verso il lato negativo. Il chest. Posso usare una chiave o una pala, se non sbaglio. Fatemi dare una velocissima controllata. Cioè, ne sono piuttosto certo. Però, prima di rischiare, dove minchia state? No, non siamo nei Warrens. Ah, perché è generico il chest. Il chest, no, solo la chiave. E senza chiave c'è 75% di possibilità di trovare le cose per l'upgrade e 25% di prendere o avvelenamento o sanguinamento. Però con la chiave ho per 3 la cura. Potrebbe quasi interessarmi non utilizzare la chiave, però vabbè, facciamo così. Cioè, mi piaceva l'idea degli heirlooms. Ah, ma che ho trovato, quindi. Quindi dice un po' di cazzate questa wiki. Ma un pelo, proprio. Non sempre dice la roba giusta, mettiamola così. E andiamo qua. Per la libreria, per curiosità, che non mi ricordo mai. C'è qualcosa di preciso da fare. Che non è bruciarla, mi sembra. Comunque vediamo innanzitutto cos'è. Magari non è una libreria. Trappole non ce ne sono, ok. Ah, sei te. Quindi ti scavo. Quanto ho? 77. E andiamo. La bookshelf. Non posso farci niente. Ho solo poche possibilità. Bene, qui non c'era niente. Scouting ottimo. Sappiamo che ci sarà una trappola. E devo ricordarmi che ci sarà una trappola. Stavo per dire, strano che tu non sia partito. E infatti parti. Mi muto un secondo che mi soffio il naso. Vi chiedo scusa. Le cose per cui più mi girano le scatole che abbia preso sono i due di cibo. Mi stavo dimenticando la trappola. 70, 90, 80, 60. Grande. Grandissimi. Calma. 97, ok, state calmi, no, non fatemi ansiare. Cosa mi dai? 4, va bene. Va bene, anche se non sono... Non mi ricordo se sono i crest che mi mancano... No, sono i tratti che mi mancano, mi sa. E abbiamo una battaglia adesso? No, è vuota. Sto per essere inutile tantissimo, ma devo resistire. Resistire, non resistere. Devo resistire, per intenderci. Ok. C'è una trappola, non lo sapevo. 10 di danno, merda. Non dimmi che... Ok, non te ne rubi. I contenuti sono tuoi, 100. Nel confessionale... Se uso l'acqua santa, cura lo stress di 30. Aspetta, aspetta. Oh, 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 ottimo, ottimo. Molto meglio, adesso mi sento molto meglio. Nessuno, fortunatamente. No, vorrei... Non voglio darti da mangiare perché poi ci dobbiamo riposare. In teoria sta andando abbastanza bene. A critical scouting success with sometime reveal a secret room. Advanced in the time mark, dove sta presso più. Ah, questa è una novità introdotta con il rilascio ufficiale. Ci sono le stanze segrete e aver fatto uno critical scouting mi ha rivelato la posizione di una stanza segreta. Ah, però ho bisogno di una chiave per aprirla. Io non ho una chiave. E mi sa che devo andare giù. Cioè, in teoria dovevi fare due stanze su, però questa è vuota e immagino che a me interessi trovare il boss, che immagino sia giù. Scusatemi, con l'annato tantissimo un periodo di merda, con... non so se è allergia o freddo che ho preso. Qui con le erbe medicinali, cosa fa con le erbe medicinali? Mi fa trovare del tesoro, se non sbaglio. Sì, loot per 2. Allora facciamo così, erbe medicinali ce l'abbiamo qua. E abbiamo un po' di loot. Una torcia, che non mi dispiace.
Parli, me ne rimangono 8. Ah, devo ricordarmi, e lo faremo in questa stanza probabilmente, che poi devo... Intanto prendiamo questi qui in fondo. Posso fare il camping, lo farò molto probabilmente, e questo mi permetterà di recuperare un po' di vita, levare un po' di stress e buffarmi un po' i personaggi. Tempi di goblet, nel frattempo mentre vengo massacrato mi soffio il naso di nuovo. Eccoci, allora, grapeshot. No, non arrivo a posto sanguinamento, non posso sanguinare. Pistol shot normale, però se lo facessi di te, quante vita hai? 5. Io devo cercare il modo di farvi danno. Cioè, in teoria, se riuscissi anche solo a colpirli, no. Mi devo fare danno a voi davanti. Così faccio da 4 a 8. Con il colpo normale faccio da 5 a 10. Potrei uccidervi in un colpo. Quindi facciamo così. 6, niente. Devo curare assolutamente la crociata. 8, non è male, non è male. Non è critico, ma non è neanche male. Non farmi male. Grande per il dodge. Previa slash, non mi colpire. È l'unico che è riuscito a non farsi colpire. Però vabbè, dai, un danno minimo. Colpaginone, t'ammazzo. Faccio da 4-8, quindi sicuramente t'ammazzo se ti colpisco. E a te faccio da 3-7, quindi almeno ti porto giù. Facciamo così. Guardate il paginone centrale di voi e morite. Davanti alla bellezza di questi soldi così seni. Di questi soldi così seni, non di questi seni così soldi. Vabbè. Davvero, il mio cervello sta invertendo qualsiasi cosa che passi per la testa. Ok. Adesso sei morto. E mi piace tantissimo la cosa. Con l'attacco normale ti faccio da 4-8, col colpo di pistola ti faccio da 4-8, sono morto. Quindi andiamo col colpo di pistola e muori. Cane! Dimmi che tocca. No, speravo che toccasse al guaritore così potevo curarmi. Entriamo in sta stanza e ci campiamo. Ho deciso. No, vediamo un attimo come la mappa. Sì, perché ci rimarrebbero una o due stanze oppure backtracking e due stanze. Quindi direi che ci accampiamo qua e utilizziamo allora firewood. Ah, posso fare. Mi dimenticavo che c'erano le diverse fasi. Ok, non me lo ricordo questo. Posso fare un banchetto pieno da più 10% di cura, zero stress, oppure un banchetto. Cioè, un pranzo oppure un banchetto pieno con 25% di vita e meno 10 di stress. Io quanta roba ho? Ne ho 12, 4, 16. Facciamo il banchetto, così recuperiamo un bel po' di vita, mi piace, un bel po' di stress e mi piace ancora di più. E adesso utilizziamo l'abilità. Te come abilità. Non ce l'hai quella di. Mi. Teoria dovresti avere. Aveva un'abilità che era tipo pulire le armi, che gli dava le buff non da poco per dopo. Non sono tanto incentrato sul curare lo stress, quindi cerchiamo di aumentare le nostre abilità. Più 10 di dodge per 4 combattimenti, più 2 di velocità, più 20% di danno corpo a corpo, più 10 di precisione corpo a corpo. Quindi. No, mili. Quindi andrò di corpo a corpo, non andrò di pistol shot. Questo. Ok. Te cosa puoi fare? Ah, c'ho il tempo, logicamente. Funziona solo su di sé. Ah, riduce lo stress su tutti i companion di 15. Niente. Stanton, companion riduce lo stress. No. No. Ok, vediamo te cosa hai di buono. La cura rimuove le malattie dal compagno. Cioè, non le malattie, sarebbe i debuff. Tipo avvelenamento, sanguinamento. E dà più 20% di resistenza, no? Cura del 50%. E riceve più cure. Questo mi piace. E chi è che potrebbe interessarmi che sia curato e che riceva più cure? Probabilmente quello con più vita. Facciamo così. Quindi ho buffato lui. E quanto tempo ho ancora? 4. E te cosa puoi fare? Puoi curare un personaggio e rimuovergli le cose negative. Abbandonare speranza di riduce lo stress per te, ma aumenta per gli altri. Forza oscura aumenta lo stress per un comp. Per se stesso e più 20% di danno a un companion per 4 combattimenti. Facciamo che ti curi te stesso così torni full vita. Non posso curare te stesso. Posso fare Dark Strength per gli altri. Aumentiamo allora il damage a lui. Anche se aumenta un po' lo stress. Vediamo se. Chi eri te? Sì, te puoi usare Encourage su di lui e gli butti giù lo stress, che si è aumentato. Va bene. Perfetto. Allora, torna a riposare. E poi adesso dobbiamo sperare che non avvengano. Imboscate da parte dei nemici, che è possibile che vengano. Infatti, come volevo si dimostrare, sono arrivati. Sorpresi, quindi ci si mischiano anche al party. Questo mi girano un po' con le balle. Tempting Goblet, stress che sale a palate. Merda.
Soprattutto quando ho usato un'abilità per, per abbassarlo di 15, quadrello. Ah, non ho luce, tra l'altro. Non posso usarla? No. Quindi abbiamo più stress, più precisione danno dei parti nemici, più eroi soppresi, più loot e più critici dei personaggi. Ora dobbiamo andare con melee e andiamo su di te, posso fare da 6 a 12, dimmi che ti colpisco, 7 e avevi 8 di vita, logicamente. Se facessimo play grenade, avveleno voi due in fondo, dimmi che li colpisco. Li colpisco e va veleno, ok. Previa slash, logicamente. Tutto ciò che avevamo ottenuto di buono. Te torni indietro perché poi dovrai curarci, non mi va bene che tu stia davanti, va bene. Fortunatamente questi due erano interscambiabili, quindi non c'è stato una grave perdita. Zealous Accusation, così speriamo di uccidere lui e di fare del male all'altro. Critico su quello già morto, potrei farlo sull'altro. Crushed by Justice, ok. Tempting Goblet e lo stress sale su. Che finalmente è riuscito a levartelo senza doverti mandare da qualche parte a curarti. Andiamo di nuovo con l'attacco fisico. Te sei sempre avvelenato. Quadrello che mi colpirà sicuramente, infatti, perché sono più precisi i mostri al buio. E di nuovo andiamo a... Ah no, perché te sei terzo adesso. Vabbè, ti avveleniamo a te. Speriamo. Sì. Te sei morto. Il problema è che con te non ci arrivo là dietro. Posso fare così, aumenta la protezione, così se anche mi colpiscono mi fa meno danni. E mi sono marchiato, così mi attaccano lui e mi fanno danni. Cura prima te. Che palle. Posso usare per forza lo pistol shot per arrivarci. 7 danni, sei morto. Quindi adesso se tocca a lui muore, non ho possibilità di utilizzare l'abilità mia. No, tocca a te. Curati. Quante possibilità c'erano ad avere due volte di fila a zero? Totte più di velocità, ma tanto se tocca lui è morto, quindi non c'entra niente. Prova a non attaccarlo a vedere, ma non sopravvive, cioè muore appena tocca lui. E infatti. Però, alla faccia del cazzo, quando mi dite usa, fai le partite senza luce, guadagni più loot, è vero, però guardate com'è finita dopo un combattimento, dove per di più avevamo tutti dei buff. Quindi, è vero, ma non so se sono proprio sicuro di volerlo fare. Vabbè, facciamo così per ora. E andiamo avanti, sperando di trovare ciò che ci interessa. Quindi abbiamo avuto più dei debuff che dei buff da fermarci. L'urna, mi sa che dovrei utilizzarci o l'acqua santa o la pala. Proviamo con la pala. Dove la pala? Come? Scusate. Se uso la pala... Sono un cretino. Potevo almeno leggere. Scritto, se usi la pala 100% ottieni un coso negativo. Dovevo leggere. Però perché me lo scrivi? Io pensavo non me lo dessi. E quindi c'ho una coscienza colpevole. Sono colpa mia. Qui lo potevo saperlo e invece ho fatto una cazzata. Avveleniamo il primo. Tanto con lo stress siamo messi non bene, però neanche malissimo. Quindi concentriamoci su quelli che ci fanno danni per ora. Hai sempre bonus, facciamo open vein così almeno ti do anche sanguinamento magari. 4 e 2, 6. Dovresti morire al prossimo. Cioè, quando tocca a te, muori. Mi tiri davanti. Quanto davanti? Almeno te sei morto. Vediamo questo minimo lato positivo. E mi colpisce il curatore che ha poca vita. E che potrà usare l'abilità in terza posizione. E logicamente tocca a lui. Quindi lui perde il suo turno. Almeno non perdo turno con chi attacca. Contellous Accusation faccio da 5 a 10. Proviamoci. 8 e 5. Non è andata male, non è andata male. Te devi avvelenare, avveleni lui a 7, lui a 8, avveleni qui a 7, quindi adesso è a 5 e gli rimane con 1 di vita. Era andata troppo bene. Ma perché tutti sul guaritore? Qual è il vostro problema? Lo so che le tue ferite stanno aumentando. Il problema è che non ti posso attaccare perché ti ho dato lo speed up pensando così se tocca a te puoi curare, puoi fare. E invece no, in realtà ti ho dato lo speed down perché sei primo. E invece comunque eri nella posizione sbagliata. Maledizione. Open vein a lei. Gli ho aperto una vena, ma proprio la giugulare direttamente. Te fai così, tanto lui muore al prossimo turno. Buffati, debuffati, una speranza che tocca a lui e che si possa curare. Ti prego. Perché poi, ricordatevi che abbiamo una boss fight da fare dopo questo. Yay! E l'ho ucciso. Perché l'ho ucciso? Devo usare... Più 4 di dodge, meno 1 di velocità. Dimmi che posso darti il trinket adesso. Non posso avere due trinket uguali.
te devi curare. Merda. Facciamo così per ora. Dove siamo? Quanto siamo? Ok, siamo al massimo e entriamo. Questa dovrebbe essere una stanza vuota? Sì. Ok, facciamoci quindi quest'ultimo corridoio, speriamo in bene. Questo c'è poco da sperare. Non ho più pale perché ho usato l'ultima, vero? Sì, non ho più pale. Dobbiamo fare la mano, quindi stress, luce e danni. You must rely on flesh, an indefatigable purpose. Allora, prima di entrare, sperando sia questa stanza giusta. E te ne prendi ancora uno. Ah, è pieno, quindi non può più mangiare. Ne mangi uno. E... ah, basta, speriamo. Speriamo in bene. Speriamo sia quella col boss. E lo è. Speriamo di riuscire a curarci velocemente. Quanto hai di resistenza al veleno? 20. Te ti devi avvelenare velocemente. Quanta vita hai, tra l'altro? 105. Dimenticavo quanta vita hanno i boss in Darkest Dungeon. 6 piedi sotto. Come 3 metri sotto al cielo. Sotto. Sopra al cielo abbiamo 6 metri sotto terra. Quindi stress e evoca un tizio. Te sempre. Danno fisico aumentato. Forse non si interessa fare anche un po' di crowd control oltre a fargli danno. Te ti devi curare, ti prego curati. Sei, grazie, grazie. Ci è voluto tanto. Zeus Accusation lo uccido lui. Sì, molto probabilmente faccio danno a lui. Facciamo così. Non è morto. Posso stunnare un nemico? Posso quanto hai resistenza stun? 75%. Te 25. Ma non ci arrivi. Ok, logicamente sarebbe stato troppo bello. Beh, ti avveleno o ti uccido. Così almeno non fai danno. Fa danno solo lui, che non ne fa tantissimo, forse. The Clawing Dead. Ottimo. Ed evoca la nostra. Ok, ottimo. Quindi ogni attacco evoca qualcuno. Cerchiamo di controllare il più possibile la folla. Ma facciamo il possibile. Sanguinamento, quanto hai di resistenza? 20%. Quindi andiamo di sanguinamento su di te. 11 mi piace. Voglio accumulare più cose. 2 danno per son 6 danno a turno. Te devi curare e... quanto hai? 16 su 26, te 15 su 23, curati di nuovo te. 4, niente sanguinamento per piacere. Grazie. E a sto punto... lui farà... ah. Facciamo sempre così, sperando di uccidere. Perché non riesco mai ad ucciderlo in un colpo? Faccio sempre i critici contro un nemico che ha uno di vita. Facciamo di nuovo Noxious Blast di lui per aumentare l'avvelenamento. Dobbiamo staccarne tanti che quando tocca lui... però era finito quello di prima, mi sa. E andiamo con questo. Però poi rimane ancora in vita. Se ti faccio Grape Shot, hai 3 di vita e faccio da 3 a 5. Quindi basta che ti colpisca. Ok, almeno ti ho colpito e cioè... non avrò 2 nemici adesso che tocca a lui. Di nuovo, 6 piedi sotto terra, colpisce tutti. Beh, però... però colpisce con lo stress. Ok. Non sta, non sta andando male, stavo dicendo. Adesso ho visto le linee di stress qua sotto. Ritiro tutto quello che ho detto. Dobbiamo farti male, ma velocemente. Se ci stai colpendo per lo stress che ha la vita, è un problema. Perché la vita la sto gestendo bene. Come fa da 5 a 10? No, stessa possibilità. Lo ucciderò, per una volta l'ho ucciso. Adesso ci possiamo concentrare su di lui. E allora... non ti ansiare, va tutto bene. 9, sanguinamento. 4 danni per turno. Avvelenalo. Ok, quindi prende 8 danni a turno. Dai, è quasi morto. Aia, the flash is willing. Cosa fa? Sanguinamento? No. No, vabbè, niente stress. Va bene, forse, va bene. Curiamo te. Continuiamo a curare che non si sa mai. Facciamo sempre te, però sei più forte, 10 di vita, quindi non riuscirai a ucciderti. Però con un colpo normale ho una possibilità di ucciderti. Fantastico. Andiamo così. Lui gestisce la folla e gli altri avvelenano e debuffano lui. Il problema è che non posso permettermi di passare tanti turni con lui. Non mica ha funzionato, quindi fa 8 e 4, 12 per turno. Ok, rifagli sanguinamento. Sì. Quindi fa 14 danni per turno e ha 13 di vita. Il prossimo turno in teoria è morto. Però adesso... lui è impazzito, lui è impazzito. 3 che sono usciti con lo stress. L'infamous resolve his test. È diventato paranoico. Un test della mia fede. Lo senso. Lo sento. Lo senso. Beh. Afflicted.
Sì, ma Flick è cosa? Mai coperto? E non so cosa è capitato. Vabbè. Masochista, quindi adesso si farà danno da solo, immagino. Those who covered injury find it in no, no, forse no. Ci ha messi bene come vita, non so quasi cosa fare. Facciamo vulnerability X su di lui. Critico 3. E buff, risolve un po'. Risolve, abbassa un po' di stress. Ok, no, 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 non farmi stressare gli altri se sei stressato, calmati. Ho deciso che ti do la spadata definitiva. Grazie, almeno lui è morto. È finita. Cioè, nel senso, non abbiamo possibilità di morire, a meno che improvviso manchino tutti i colpi, non saprei perché. Però c'è il problema effettivo che quando tornano a casa dovrò fargli passare questo stress in una maniera o nell'altra e cercate di non aumentarvelo ancora. Non so neanche cosa faccio uno, cosa faccia l'altro. Lo usa a caso, non lo voglio di leggere ed è morto. Mi ha ottenuto il debuff charm, che è la più 20% di resistenza al buff meno 2 di dodge, più 4 di dodge, ma meno 10% di resistenza agli spostamenti e allo stun. Bah, non è malaccio. Non abbiamo fatto tanti soldi, però 3250 ce ne andiamo sicuramente. E più quello che vendo, vabbè, forse non è andato così male, più comunque la ricompensa della missione. E abbiamo sbloccato l'achievement. First, il primo umano a cadere. E una strena avventura si avvicina. Facciamo dei tratti zero, che sono quelli che mi servono. Oh, dammeli due crest, ogni tanto. Sono crest, sì, sono sigilli, cosa sono. Vabbè, 4560 più 4500 sono 9060, non è male. E questo qui mi piace un sacco. Più 4 Resolve XP. In guardia, più 4 di velocità, più 5 di dodge, entrambi al primo round. Ossessionato con la santità. Esploratore del Warren, ha più 20% di possibilità di esplorare nei Warren. Meno 5 di precisione nelle skill a distanza. E questo è una menata, perché te usi gran parte skill a distanza. Fast Healer, scuola più 10%, più 10% quando siamo nei campi, e ossessionato con le cose materiali. Masochista, masochista, anche lui è diventato masochista. E paranoico. Vediamo. I see something long absent in the sunken faces of passersby. Cioè, comincio a vedere la speranza negli occhi dei passanti all'interno del... Cioè, ci credo poco, perché io vedo l'ispirazione in quelli che sono qua. Beh, abbiamo risolto una delle quest, e questo è già positivo. Intanto diciamo che abbiamo cominciato a fare dei progressi pratici. E vediamo un attimo... Innanzitutto chi è arrivato di nuovo. Che non è qua, scusa. È qua. Voi mi piacete. Menestrello... Ti ho già. Sarà divertente, vedremo. Allora, innanzitutto mandiamo a calmare sta gente. Te hai qualche problema? Puoi andare ovunque? Mi sa di sì. Quindi ci siete da mandare 4, tutti e 4 devo mandarvi a riposare. Qualcuno ha delle limitazioni? No? Madonna mia, come siete messi male. Te forse delle limitazioni? Sì, puoi andare solo a pregare. Quindi mandiamo te a pregare intanto. Si può levare questo? Perché stai ancora pregando? Perché stai ancora pregando? Bastardo maledetto, perché preghi? No! Perché ci sta due turni, scusate? Non è proprio quello che volevo fare, però. Ok. E almeno si calma un pochino, spero. L'untore lo mandiamo a bere. Spero di sì. No, perché c'è sto stronzo che sta già occupando. E c'è il bordello, però sicuramente ti prenderai una malattia. Però vabbè, ti mando al bordello. Costa anche di più, però. Norman, non sei un baro? No. Allora ti manderò a... A scommettere, oppure cosa c'è nell'abbazia che mi sono dimenticato? Si può trovare la meditazione oppure la penitenza. In teoria è più effettiva la penitenza. Allora, proviamo con la penitenza. Già che l'abbiamo migliorata. Ok. Quindi voi ho mandato a fare quello che dovete fare. Rimani te.
Che secondo me te ti ci sballavi con la penitenza. Però ti manderemo. Posso sbloccare il posto in più? Sblocchiamo il posto in più. Tanto poi ci serviranno. Anche te in penitenza. E soldi che se ne vanno. Ok, quindi questi li ho messi a riposare. Poi, volevo vedere qua. Ah, ho speso tanto, ma a me interessa questo. Meno male che posso ancora farlo. Più spazio nella baracca. Quindi ho altri tre posti. Quindi però vi prendo tutti, poi vi caccerò. Fantastico. Magari ho investito tanto qua, ma conveniva investire qua per più posti ancora. Vabbè, comunque, anche così. Vediamo un attimo. A parte che ho mandato a riposare gli unici che probabilmente potevo upgradare. Ma c'è qualcuno che posso. Intanto posso upgradare qualcosa qua? Sì, ma non ho più abbastanza perché ne ho investite troppe. Sono un cretino. Qualcuno qui possa migliorare qualcosa? E che sia qui per farsela migliorare? No? No, le catene. Posso migliorare le catene che ti trattengono? Te sì, posso. E facciamo allora. Che te sei Mansell? Suor Ansietta? No? E voi siete nuovi, giusto? Sì. Ma non tutti, c'è qualcuno di. Vecchio, ma che non ho mai usato. Ok. Bene, direi che per questo episodio è tutto. Nel prossimo episodio vedremo un pochino con chi andare, cosa fare. Abbiamo anche i trinket da assegnare e questo lo assegneremo al nostro Plague Doctor. Te sei il Plague Doctor numero 2, comunque. A seconda di chi usiamo possiamo spostarli, direi. E spero vi sia piaciuto questo episodio. Se vi è piaciuto mettete mi piace, condividete con gli amici che possono passare il genere. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.